parla di chilometro zero e di miglio zero. Nel nostro caso siamo più marittimi che contadini, però gli ingredienti sono chiari, voglio dire, l'olio extravergine deve essere dalle nostre zone, dalle nostre colline. Per quanto riguarda il resto, voglio dire, l'aglio, la cipolla e i pomidoro sono effettivamente a chilometro zero, una dieta mediterranea. Poi naturalmente il pesto è il numero uno. È il numero uno, ma le acciughe sono proprio uno dei simboli della cucina genovese, ligure, così come il pesto, così come tanti piatti che meriterebbero di essere rivalutati, rilanciati. E quindi insomma un connubio perfetto, veramente. Sì, io direi che il bagnon era il piatto dei marittimi liguri in giro per il mondo, perché la sostanza era questa, cioè le gallette duravano degli anni addirittura, poi le cipolle, l'aglio non c'era problema, il pomidoro già a quei tempi li facevano secchi talune volte all'inizio, e le acciughe li prendevano dove c'erano, quindi è un piatto che va bene per tutte le stagioni. È vero, universale. Perché i liguri ovunque, in qualsiasi parte del mondo, imbarcati sulle navi, comunque il barattolino di pesto fatto in casa oppure la piantina di basilico sopra la nave c'è sempre stata. È una nostra mania, non lo so se è solo una mania, io vedo però che la gente le apprezza. Ecco, il bagnù è poco femminile, io reputo che sia un piatto un po' troppo maschile, è un po' forte come sapore. Beh, proprio da pescatore, qualcuno lo definiva un piatto maleducato, insomma, è un po' deve rimanerlo, ma un po' tutta la nostra cucina, no? È caratterizzata da ingredienti sani e comunque da sapori decisi, da sapori marcati. Beh, il bagnò è molto semplice, si dà di fare un soffritto con olio, con cipolla, con aglio, prezzemolo, poi viene aggiunto il vino bianco, si fa cuocere per circa 20 minuti, poi si aggiungono i pomidoro e alla fine, dopo 2 ore di cottura, dicasi 2 ore, si inseriscono le acciughe, 5 minuti sono pronte e poi si mettono le gallette. Chi lo fa cucinare poco, come sempre succede in cucina, i sapori non legano molto. Perché adesso no, c'è questa cultura delle cotture veloci, eccetera, ma questi piatti tradizionali o li fai nella maniera tradizionale o lascia perdere e fai dell'altro. Quando si parla del tucco alla genovese, che mi dicono che lo fanno in 15 minuti, il tucco mia nonna ci voleva 4 ore e come minimo, era più buono l'indomani, quindi voglio dire, non stiamo a scherzare. Il sugo del bagnù, però questo lo devo dire, è una base clamorosa, nel senso che tu lo puoi anche congelare, tenere in freezer, quando lo tiri fuori, sei in montagna d'inverno, dove tu con 2 spaghetti tu hai il senti del mare, tu hai il sapore del mare. Insomma, qui siamo nell'epicentro mondiale del bagnù, per cui qui si possono imparare, non è che si possono fare, esprimere dei giudizi. Vieni qua, assaggi, cerchi di capire e va bene così e godi.